Alto Medioevo. I saraceni si diffondono in tutto il sud Europa, anche in Italia, in un villaggio chiamato Castello del Matese. In quell'orda vi era un uomo davvero crudele, un grande guerriero. Il suo nome era Agar. Quell'uomo aveva grandi abilità in battaglia e, secondo la leggenda, non fu mai sconfitto in un combattimento. A Castello del Matese conobbe una donna, una popolana, chiamata Maria. A causa della sua purezza, l'uomo si innamorò di lei. Dove sono? Nella mia casa, buon signore. Siete stato ferito gravemente in battaglia. Dovete riposare. Devo tornare dalle mie truppe. Non c'è più nessun esercito a cui tornare. I saraceni sono stati sconfitti. Astra, dammelo. Tutti i miei compagni. Vuoi dire che mi sei rimasta solo tu? Le sue capacità in battaglia sono straordinarie e combatte con la ferocia di un gangrel. Va, mia diletta! Abbiamo trovato il nostro campione. Maria, dove sei? Sta fermo. Lasciami. Ti batti nobilmente? Ammiri questo albore. Un uomo qualunque non riuscirebbe nemmeno a parlare nella mia stretta. Tu chi sei? Un demone mandato dall'inferno? Sono qui per salvarti. Agar. Per liberarti dal ceppo della tua condizione di mortale. Ti libero io, se arrivi a tiro della mia spada. Povero infante. La tua umanità è morta da tempo. In mezzo a una battaglia terribile hai compreso la tua vera natura. Sei un uccisore di uomini. Non conta il sentimento che provi per quella donna, no. Non uccidi per ordini di altri, ma per te stesso. Ora vieni da me. Sono la madre della tua nascita.
acqua. Ho bisogno d'acqua. Ti prego, Maria. Infante, non è di acqua che hai bisogno. Qui sei? Io sono Ardalan, il leader del clan Bruja. Siamo i figli di Caino. Siamo vampiri. Sono un miserabile. Che non può più vivere alla luce del sole. Non potrò più combattere. Noi vogliamo riunificare tutti i clan. Dopo la mascherata, il patto è stretto tra tutti i capi clan vampiri per non interferire nella vita umana. La nostra razza si è indebolita. Vogliamo riprenderci il posto che ci è stato riservato sulla Terra, in cima alla catena alimentare. Pazzo! Sei solo un fu... È la sete di sangue quello che senti. Vieni, devi nutrirti per sopravvivere. Ma non eccedere, altrimenti verrai sopraffatto. Farò di te il mio condottiero Agar. La tua voglia di uccidere onorerà il nostro clan. Maria. Devo tornare da Maria. Immaginare il tormento che ti attende. Maria. Salve, mio buon signore. Cosa ti ha fatto questa creatura? Delle cose molto divertenti. Molto più divertenti che fare la sguattera in quella casa puzzolente. Maria. Maria ora fa parte del nostro clan. In lei scorre sangue di Bruja. E questo tuo falso buon cuore non può più nulla. Io ti conosco, Agar.
Sei un guerriero a cui piace uccidere. Perché non abbracci la tua vera natura piegandoti al potere del sangue? La questione non riguarda più me e te, demone. Quello che desidero è solo strappare Maria dalle tue mani putride. Credi davvero di farcela, Saraceno? So bene come uccidere le creature come noi. Questo è legno di frazione. No! No! Maria! Sei uno stolto. Questo ridicolo sentimento che ti pulsa dentro non ti permetterà mai di accettare quello che sei. Avresti dovuto uccidere te stesso. Le avresti risparmiato la vita. Deluso mortale. Adesso dimmi come preferisci morire. Maria. Maria.